Tonelio per domenica, gol e Interforze Città di Maida. Sì, no, inizialmente eravamo un po' contratti perché la voglia di vincere questa partita ci ha un po' fatto entrare contratti, però dopo il primo gol la squadra si è comportata alla grande, abbiamo avuto più di un'occasione per raddoppiare, vuoi per sfortuna, vuoi per bravura degli avversari, non siamo riusciti a fare il secondo gol. Però visto una squadra determinata, pure il secondo tempo siamo messi lì a giocare raddoppiando, però poi purtroppo su un tiro sbagliato c'è stata una deviazione fortuita, abbiamo preso il gol e lì un po' è subentrata la paura di non vincere una partita, perché come ho detto prima la troppa voglia e forse un po' la paura di pareggiare di nuovo una partita in casa ci ha un po' bloccati, però penso che tutto sommato sia una vittoria che nessuno può dire niente, dove la Promo Sport ha meritato questi tre punti. Senti, possiamo dire che sia una svolta del campionato oppure ancora è presto per dirlo? Ah, io me lo auguro soprattutto per i ragazzi, perché stanno lavorando tanto e poi quando uno lavora e non raccoglie mentalmente può bloccare, però con questa vittoria di oggi ci fa affrontare una settimana tranquilla e prepariamo una partita per sabato prossimo in casa del Proprio Tortora, che è una delle pretendenti per lottare per vincere il campionato, quindi mi auguro che questa vittoria dia quella linfa e quella forza e quella voglia di scendere in campo e di fare come abbiamo fatto fino a quando non abbiamo preso il primo gol. Con noi anche Pino Destito, tecnico del Cutro Calcio per Interforze Città di Maida, e domenica gol. Senti, mister, l'altra volta io parlavo pure con Falso Varano, che ci sta seguendo, ci seguiva questa trasmissione, ci diceva, se ti senti in discussione, come mai questo Cutro ancora non riesce ad essere almeno tra le protagoniste anche. Sì, diciamo, vabbè, noi purtroppo abbiamo iniziato male, in ritardo, la società si è ricompattata diciamo alla fine, la squadra è stata iscritta in extremis e quindi si è iniziato in ritardo sia come preparazione sia come allestimento di squadra. E purtroppo siamo riusciti a trovare dei ragazzi giovani ma acerbi, magari di categoria inferiore, che vengono dalla juniors, che magari andrebbero guidati almeno uno per reparto di categoria, e quindi magari purtroppo inizialmente non siamo riusciti ad allestire una squadra completa. Diciamo che non mi lamento di questo gruppo, è un gruppo di giovani inesperto che sta facendo le ossa purtroppo a caro prezzo, però piano piano stanno crescendo e le prestazioni sono confortanti e c'è la speranza che piano piano possiamo ancora crescere. Certo, questa squadra andrebbe completata con almeno 3-4 elementi di categoria, di spessore, che diano più qualità, più fisicità, più esperienza a questo gruppo. E quindi diciamo è questo qui. Per quanto riguarda la partita di oggi, sicuramente il primo tempo, anche se abbiamo subito gol su un calcio d'angolo secondo me inesistente, da quello è nato il gol, però tutto sommato in effetti non abbiamo giocato molto bene, eravamo partiti discretamente, abbiamo colpito il palo su punizione, però poi ci siamo disuniti e in effetti la Promo Sport ci ha messo un po' in difficoltà. Nel secondo tempo siamo usciti bene, abbiamo preso gol sulla nostra disattenzione difensiva, diciamo, non siamo stati attenti, però poi la squadra non si è disunita, si è ricompattata, infatti abbiamo accorciato la distanza e fino alla fine abbiamo cercato in tutti i modi di poter pareggiare.